Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Fox e oggi parliamo di Power Supply, o meglio, alimentatori da laboratorio. E allora, voglio fare questo video perché? Perché seguo Issam, che è uno youtuber italiano, e ha fatto qualche giorno fa un video inerente a un alimentatore comunque da laboratorio, o come lo chiama lui, Power Supply. Questo alimentatore, lui diceva che può prendere il posto senza problemi di un comune alimentatore da banco, da laboratorio. Ragazzi, già quando mi è arrivata la notifica e ho potuto appunto capire il succo del video, mi sono visto il prodotto in mano, più il testo, più l'alimentatore sbarrato, cioè che non andava bene, già qualche idea mi era venuta. Comunque, va bene, io poi quando ho avuto tempo ho guardato tutto il video e nell'effettivo. E allora intanto facciamo un check up del discorso. Quello che Issam ha recensito non è un alimentatore da laboratorio. Quello è semplicemente un convertitore corrente continua. Infatti, come vedrai dal video che lui l'ha fatto, non ha un gruppo di alimentazione 220, perché un alimentatore da laboratorio che si rispetti, ragazzi, deve avere una tensione d'ingresso di 220 volt, ok, tensione di rete, e poi l'uscita deve essere o fissa o variabile. Questo è uno dei miei alimentatori da laboratorio, tensione corrente regolabile, on off, protezione cortocircuito, sovraccarico, inversione polarità, display. Quello di Issam non è paragonabile a questo, ragazzi, perché questo trasforma la 220 in tensione continua, regolabile, corrente regolabile. Quello invece è come questo. Questo è un convertitore. Corrente continua, ragazzi. Eccolo qui. Tramite questi due piolini tu vai a regolare voltaggi e tensione. Attenzione, io amo la tecnologia. Amo l'innovazione tecnologica. Amo i prodotti tecnologici, perché poi alla fine quello è una chiccheria, un prodotto carino, perché è carino, però ragazzi, io per uso laboratorio non lo vorrei mai, poi mai. Perché? Perché non è altro, ripeto, che questo. Questo è 0,30 volt, 0,5 ampere. Però tu mi dirai, cosa c'entra? Quello è il display. Sto parlando, attenzione, al prodotto di Issam, però senza display, solo la base, ecco, la vera e propria base di alimentazione regolabile. Quello, ragazzi, ok, è digitale, tutto con un display, regolazione tramite lo switch laterale, i LED carini che si illuminano, perfetto, va bene, ci siamo. Però funzionamento, diciamo, concreto, semplificato di tutto, eccolo qui. Questo è il succo di quel convertitore. Regolazione, ingresso, uscita. Quello in più ha i LED, quello in più ha il display, quello in più ha tante chiccherie particolari che ovviamente devono rappresentarne il prodotto e il prezzo. Perché questo con 4 euro lo compri, lì ce ne vuole 100 e passa. Perciò anche dal prezzo deve esserci la differenza, ovviamente. Questo è un alimentatore da laboratorio che ho costruito qualche anno fa. Questo è il modulo convertitore. Te lo faccio vedere dentro. Eccolo qui. Questo, ragazzi, cos'è? Questo preso da solo è un convertitore. Questo preso così, tutto assemblato con questo, si trasforma in un alimentatore da laboratorio. E non è vero che gli alimentatori da laboratorio sono grandi, occupano spazio e sono inutili. Non è vero niente, ragazzi, perché come vedi questo è piccolissimo, 0,30 volt, 0,5 ampere. E come vedi è piccolo, però attenzione, io ho abbondato con le dimensioni. Questo io potevo farlo la metà
come lunghezza, perciò io in questo semplice spazio avevo un alimentatore da laboratorio pronto e funzionale compresa 220. Questo è un altro regolatore ancora più potente di quello e di questo e anche di questo. Però il problema qua qual è, ragazzi? Che io qui devo andare a mettere un altro componente per farlo funzionare. Anche questo regola tensione, regola corrente. Anche questo, questo e questo possono fare il corrente costante o tensione costante, come faceva vedere Issam in quel video. Questo, dicevo, per funzionare, come anche questo che vedremo dopo, necessitano del gruppo di trasformazione della 220 corrente alternata alla bassa tensione. Può essere 12 volt, può essere 24 volt, può essere 36 volt, può essere 48 volt, può essere anche 60 volt, però ovviamente il tutto deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche. E allora, io non ho nulla contro Issam, abbiamo parlato svariate volte, però volevo fare una, diciamo, constatazione e un'analisi ecotecnica del prodotto. Poi esiste anche questo. Questo è un convertitore corrente continua, da qui entra, da qui esce. Puoi regolare però solo ed esclusivamente il voltaggio. Questi invece hanno voltaggio e ampere. Questo è idem e ha in più il display, ragazzi. Questo è in tutto e per tutto molto più comodo. È semplice da programmare perché hai i tastini volt, tastino ampere. Da questo abbassi ed alzi i voltaggi e gli amperaggi. In più nel display ti dà potenza istantanea, cioè quant'è l'assorbimento in watt, voltaggio effettivo, amperaggio effettivo di uscita. In più in alto ti dà il voltaggio di ingresso, cioè l'alimentatore quanto volt sta dando, e in più la corrente d'ingresso, quanto ampere sta dando l'alimentatore. Perché? Perché ti permette così di avere un controllo totale in questo semplicissimo e piccolissimo display. Ragazzi, tutto sommato, ripeto, io da tecnico nel laboratorio non vorrei mai e poi mai quel prodotto. Anche perché se devo andare a connettere un alimentatore di questo e in più devo prendermi quel coso piccolo e mettermelo, ragazzi, non mi piace. Preferisco avere una cosa simile. In più questo ha anche il fusibile di protezione, sia qui che sopra nella parte di bassa tensione. Questo ha il relè di protezione. Questo, se fai cortocircuito, stacca completamente via relè. Quello digitale, che può essere questo, che può essere questo, che può essere quello di Issam, hanno anche delle protezioni elettriche. Però, ragazzi, questo io l'ho bruciato già due volte, cioè senza fusibili, senza altro, questi si vanno a bruciare. E idem quello di Issam, non, se non sbaglio, non hanno il fusibile, perciò quello lì ha un utilizzo particolare. Ti faccio un esempio, in che cosa lo puoi utilizzare? Sei in giro, devi ricaricare un qualcosa, devi alimentare un qualcosa, ti ritrovi quello, volendo lo puoi utilizzare. Però devi avere un alimentatore supplementare o una batteria, come la utilizzava lui. Lui lo utilizzava con la batteria. Cioè, io lo trovo molto ma molto scomodo come sistema. È molto meglio per il laboratorio un alimentatore come questo, o autocostruirlo semplice, con due potenziometri, con uno di questo, e hai molta più potenza. Vendono poi dei kit per assemblare un alimentatore ancora più performante, ancora più potente, senza l'utilizzo di questi, degli switching, così come ho fatto io. Ti danno sia la scheda alimentatore 220 che il computerino. Questo è 5A, però vendono anche il 10A. Di tutto quello che ti sto dicendo trovi il link, tutti i link in descrizione. Sono sia su Amazon che su AliExpress e anche su Banggood, in base a dove ho trovato la migliore offerta. E con quelli puoi andare a costruire tu un alimentatore serio, ragazzi.
Ripeto, io 100 e passa euro per quel convertitore non li andrei mai a spendere. Attenzione, ripeto, rispetto per Issam, lo saluto. Se il video ti è piaciuto, un like, commenta sotto. Questi sono convertitori, questi sono alimentatori. 220, 220. Mi raccomando, ciao e al prossimo. Ti invito ad iscriverti ufficialmente nella pagina Telegram delle offerte Foxtech. Lì andrò a inserire giornalmente alcuni prodotti tecnologici, informatici, energie alternative, batterie, fai da te, attrezzature, qualsiasi cosa che vedo, che mi piace, che ha un buon prezzo e che posso appunto farvela vedere. Foto, informazioni tecniche, prezzo, tutto riportato comodamente nel gruppo Telegram. In più vai su Amazon, lì troverai i fascicoli tecnici e se sei interessato al corso Battery Maker vai su www.ledlightshop.it e troverai tutte le informazioni.